Da Trani ci spostiamo a Bisceglie. Il sindaco Angarano fa il punto della situazione con gli ultimi contagi all'ufficio postale e all'Universo Salute. Quindi l'appello a restare in casa per vincere tutti insieme, dice questa sfida. I casi più importanti delle ultime ore. Innanzitutto i due casi di Universo Salute. Vi confermo che i due pazienti sono ricoverati e sotto osservazione. La struttura ha messo in atto tutte le misure precauzionali, i protocolli previsti, quindi il reparto è isolato dagli altri, c'è un'equipe dedicata di infermieri, operatori sanitari che si occupano esclusivamente dei pazienti che sono strettamente chiusi nelle loro stanze. Ovviamente c'è l'utilizzo di tutti i mezzi di protezione individuale, quindi le attività si stanno svolgendo in maniera corretta, ma in ogni caso c'è sempre la nostra attenzione e soprattutto quella dell'ASL di riferimento e del Dipartimento di Prevenzione. Noi monitoriamo attentamente i casi e attraverso un confronto diretto con la struttura e condivisa anche con la prefettura e l'ASL stiamo cercando di essere accanto in questo momento così difficile ai pazienti, agli infermieri, operatori, ai tanti che in questo momento stanno lavorando nella struttura e ovviamente alla direzione. L'altro caso venuto alla ribalta in queste ore, quello del dipendente della posta centrale, anche lì abbiamo aspettato l'ufficialità della notizia, l'abbiamo comunicata, il soggetto era già in quarantena da giorni e tutti coloro che sono entrati in contatto, in stretto contatto con la persona sono adesso in quarantena domiciliare. L'ufficio è stato chiuso per essere sanificato e riaprirà nei prossimi giorni.